Buonasera. Buonasera. Ma sono abbastanza illuminato, dovrei illuminarmi un po' di più, forse, un pochino di più, mi dovrei illuminare un po' di più. Però non mi dispiace questa penombra, questa poca luce, questa luce un po' così soffusa. Un po' di più forse è meglio, un pelo così. Buonasera, buonasera. 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 Grazie a Darklight per la sub ad Algidaman per i 30 mesi. E salvo. Buonasera, signor Gatto. Grazie per aver allietato queste pesanti giornate autunnali. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. Grazie a Simo per i 7 mesi. Volevo fargli i complimenti per lo sfondo. Grazie. Piace? Piace? Piace. Ah, sì, mi ricordo. Buonasera. Sono arrivati i soldi di Twitch, quindi sono molto contento di questa cosa. È stato un parto. Ho chiamato la banca, nessuno sapeva che cos'era questo e-check, ma a quanto pare secondo più o meno i conti, ci ho guadagnato un centone. Butta via. Forse qualcosa di più adesso non lo so perché dipende di mese in mese, no? Il cambio euro-dollaro. Però a quanto pare, cioè, quello che intuivo io era vero. C'è questo nuovo tipo di pagamento che si chiama e-check. Adesso vabbè, non ho la minima idea di come cazzo funzioni. La differenza dal bonifico qual è? E infatti l'ho letta proprio sul sito di Twitch che il bonifico ti mandano il bonifico. Quindi tu perdi soldi per il cambio, perché quando loro fanno il cambio perdi dei soldi, a quanto pare. Perché è faticoso fare il cambio euro-dollaro, quindi c'è quello lì con l'applicazione e perde e ti tolgono dei soldi. Però la banca si intasca soldi con questa cosa, che per carità non è tanto, però fanculo. No, non lo compro il metro. Però ve lo rilinko in chat perché è bellissimo. Rilinko tutto il messaggio. C'è questo metro digitale che non costa neanche tanto, 40 euro. Ma che cazzo me ne faccio io di un metro? E infatti non l'ho comprato. Però è bellissimo. Me l'ha spammato adesso Amazon. Sembra una roba bellissima. E niente. Sì, ci sono meno spese, però la banca ci va giù con le spese. Boh, bene, vabbè. Comunque, tutto questo per dirvi che sono più tranquillo. Ho acquistato alcune cose per lo sfondo, le vedrete nella settimana prossima perché arriveranno tutte con molta calma e pagherò le tasse, non tutte, ovviamente quelle con calma, sì, magari. Cazzo, sarebbe figo guadagnare in un mese certe cifre. Però principalmente la cosa più importante è che mi prendo un giorno libero. Questa domenica non ci sarà la live. Vado con Signora e Sifettone in montagna. Abbiamo trovato un hotel che tiene Sifettone, che mi permette di portare Sifettone in camera. Non è niente di eccezionale, però vabbè. Era giusto per fare una giornata fuori. Ci hanno dato la stanza più scrausa del cazzo, però va bene. L'importante è per passare una domenica fuori. Vedrò di riposarmi, sì. Niente, sono contento. Allora, fossero arrivati il giorno giusto, avrei potuto organizzare un po' meglio tutto ciò. È andata così, ok. Altresì, che non si dice altresì, però va bene. No, aspettate. Non so le date di spedizione, purtroppo. Allora, ho preso la telecamera nuova, quella per lo studio, così si ribalta e potrò finalmente, come si dice, inquadrarmi bene. Vabbè, che adesso dovrei zoomare un altro peletto, perché c'era Erminio lì, senza testa, ve lo farò vedere con più calma. Perché ve ne frega di questo? A voi non frega un cazzo, perché qualitativamente credo che le live rimarranno assolutamente invariate, ma non appena arriverà l'altra, farò il cambio e questa la utilizzerò per fare la prima live di cucina.
Ok? Ho dato un piccolo boost a questo discorso proprio per fare la prima live di cucina che sarà sub only. Perché ovviamente i sub hanno dato un grandissimo supporto, si sono persi il video e la live del mese scorso, perché purtroppo ci sono state svariate vicissitudini, purtroppo per via del trasloco. Quindi settimana prossima, se Dio vuole, quindi non ve lo posso garantire perché non dipende da me, anzi ho speso 30 euro per avere la spedizione rapida. Vabbè. Appena arriva la nuova camera, perché devo aspettare la nuova camera? Perché banalmente quando... Allora, non so se voi sapete come funziona il mondo del video. Quando una cosa si vede bene, non la devi toccare mai più. Ok? Attualmente l'inquadratura mi piace, cioè funziona, non voglio toccare niente. Il problema qual è? Che dovrei sistemare e regolare un po' le ISO. Con l'applicazione non si può fare un cazzo. Se avessi la ribaltina del video, potrei sistemare le ISO in un qualunque momento. Attualmente mi è impossibile perché, guarda, io mi alzo anche in piedi, però arrivo fino a lì. Poi dopo, magari, a parte il fatto che non riesco, io non riesco a vedere lo schermo della telecamera. Magari sistemo anche la cosa, poi mi risiedo ed è diverso perché ci sono io inquadrato. Quindi farò questa cosa qua. Quando arriva la nuova telecamera, la sostituisco a questa e la inchiodo al muro che non si sposta mai più. E questa qui la posso utilizzare per fare l'inquadratura delle live di cucina. Mi sono dimenticato di comprare il cavo, ma tanto, vabbè, quando arriva comprerò anche il cavo HDMI per fare le live, le farò col portatile. Adesso devo vedere se utilizzare direttamente il portatile per streamare oppure rimbalzare il video sul fisso. Adesso mi devo inventare qualcosa, scusate. Uno specchio? No, non è comodo perché allora, qual è la questione principale, Luca? Che io mi devo alzare per vedere tutto, poi dopo mi rimetto giù ed è un casino. Con lo schermetto funzionerà decisamente meglio il tutto. Tanto do per scontato che qualcosa non va bene, devo riportare indietro. 100%. Mannaggia. Ah, ho preso la versione più aggiornata della mia. Non l'ultimo modello, ma neanche l'ultimo degli stronzi. Semplicemente la stessa è uguale, infatti, solo che c'ha la ribaltina. Quindi niente, live di cucina. Adesso devo vedere se riuscirò a far funzionare tutto. Anche perché non ricordo, dovrei assolutamente averne due, ma non so dove. C'ho qui un cam link. Ah, ecco, potrei utilizzare anche uno di questi. Perché la mia idea sarebbe avere un'inquadratura frontale e una che punta il tavolo da cucina con questa. Vabbè, adesso mi metterò qualcosa. Da qualche parte ho perso un cambio, sicuramente lo ripeschiamo. Qua? O forse... Ah, cazzo, ma i cassetti... Ma mi stai prendendo per il culo? Cioè, c'è tanto così di cassetto che io non vedo. Ma che cazzo l'ho progettata sta stronzata? Perché non viene fuori di più? E qui è ancora stampata. Vabbè, faremo. Non mi sentite? Scusatemi. Scusatemi. Se chiedesse al suo signore di stare seduto al suo posto mentre lei sistema l'ISO, non è così grande qui la situazione, non posso. Allora, io mi alzo in piedi, qui c'è un muro. Che sembra distante, perché è una prospettiva favolosa questa. In realtà io sono seduto in una stanza dove hanno girato il Signore degli Anelli. È tutto strano, è tutto particolare, ma in realtà io faccio così col gomito, sono appoggiato al muro. E la scrivania arriva fino a qua, e quindi io non ci riesco da qui banalmente ad accedere fino alla telecamera, perché sono distante, cioè sono qui, vedi? Da qui non c'è, qui arriva il mio braccio. Tavolo buono che conosco il Questa stanza è più piccola dell'altra. Ok?
della precedente. Però va bene, si fa di necessità virtù, sì, funziona, adesso ci si organizza. Hai visto, Gabriel? Grazie a Giasgaldo per i 35 mesi e lo squalo Genova, e sono 9 come le corde del gatto, 9 code. Ci sta. In realtà non è tanto più piccola dell'altra, ma è più piccola dell'altra. Come si sta bene? Buongiorno. Comunque, l'avete notato, purtroppo con il taglio dell'inquadratura viene un po' così, ma questo è il nuovo arrivato. Sarà il primo di una lunga serie di arrivi. Purtroppo, è arrivato adesso il pagamento di Twitch, il resto arriverà con molta calma. Si chiama Erminio. Mi piace? Guarda che sguardo dotto che ha. Grazie a Dusky Wolf per i 43 mesi. E no, Dusky Wolf, perdona, per la sub, è Radiors per i 50 mesi. No, Radiors per i 43 mesi. Kira Valentine per i 50 mesi, vi decidete? Perché c'è ancora un po' di colla, perché gli ho tolto i campanellini e mi davano fastidio. Vi piace? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Perché mi dà fastidio, c'è la colla, c'è. Ecco qua. Un A tavolo buono che posto. conosco il proprietario, C'avevi i ma certo. campanellini sui piedi, è stata la prima roba che ho eliminato. Quello che ti ha mandato Twitch al posto dei soldi? Invidioso. No, l'altra cosa che c'è sopra il logo non posso rispondere perché sarebbe proprio bestemmiare doverlo dire. Vi piace? Guarda che stai anche così, lo puoi mettere come vuoi. È anche un po' la rap. Motherfucker. Vi piace? Poi non so cosa serve a questo. Credo da appenderlo, ma perché dovrei appenderlo? È strano. Celeb Trainer, rinnovate! Grazie Luke! Beh, guarda che il mio ha un grandissimo valore, soprattutto affettivo. Questi le serviranno per comprare qualcosa di più decente di Erminio. Anche perché gli acquisti finiti, eh? Basta, non compro più un cazzo adesso. Quello che arriva, arriva, poi cazzi vostri. Guarda che bello, lo puoi anche mettere in una posa un po' così. Pronto a tutto, Erminio. Vedi, questa ISO che è un po' troppo, questo bilanciamento del bianco che è un po' troppo automatico, verrà eliminato. Ma guarda che faccia bella che c'ha, ma scusami, ma potete criticarmelo? Grazie Geco per gli 8 mesi e Pardemet per la sub. Ah, sì, mi ricordo. Non avete gusto. Non avete il minimo gusto, non so cosa Questa è casa dirvi. mia, entra. Ragazzi, se non capite un cazzo, non è colpa di nessuno. Mi dispiace perché mi dispiace, mi seguite, ma non è colpa di nessuno. Non capite, Madonna, non capite niente. Ah, grazie a Pardemet per la sub. No, sono già L'ho già iPhone. letto, però non importa. E Giugiu, la pubblicità mi ha ricordato che dovevo rinnovare. Solo che quando è finita mi sono trovato in faccia una bambola inquietante. Dove? Dove è successo? È più carino di me, Erminio. Sì. Come? Che cosa c'hai in faccia? Scusi, signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? Ecco un altro che si fa i cazzi Sto suoi. leggendo la 19, sub. 19. Grazie Morbidone per i 19 mesi. Non ho capito cosa ha detto. C'avevo 19 in faccia.
proprio perché non capivo niente, la seguiamo. Questo mi sembra più che ragionevole. Ti ringrazio. Dove lo mettiamo il Minio attualmente? Come viene così? Non si nota però. Anche se ogni tanto potrei fare Secret Erminio. Figo così. Dove vuoi, tanto si sposta da solo. Ma non capite proprio niente. Grazie Umbo per 22 mesi. Rinnovate per l'Hype Train. Vogliamo arrivare al livello 5. Non è vero, è solo Q che vuole. Ecco qua. Va bello, lui va anche belli occhiali che c'ha. Proprio simpatico. Ti metto qui. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Gli voglio mettere, guarda, gli metto il visore. Gli sta troppo. È troppo, è troppo. E se gli metto questo in mano, vediamo, gli sta il libro. Guarda, fenomeno il mio, aspetta. Guardate. Ah, sì, mi ricordo. Non gli sta proprio bene, purtroppo. Ecco qua. Tu devi essere Igor. No, guarda, si pronuncia... No. Guarda che bravo. Guarda che bravo che prende appunti. Eh? Grazie a Citin per i 3 mesi. E Stella, una bella resub in questo studio ficcantissimo, minore di 3. Altrettanto, grazie mille. Grazie a Samja, buon mercoledì. Comunque salutiamo Erminio che è il primo di tante altre guest star. Stasera infatti, pensate, andiamo proprio nel mondo di Erminio, infatti ci infiliamo in Toy Thinker Simulator. Vi dico solo questo comunque. C'era un dove ho comprato Erminio, c'era uno schiaccianoci alto così. Fenomenale. Non l'ho comprato per un unico motivo. Ve lo giuro, un solo motivo. Costava 499 euro. Grazie a Luca per i 4 mesi. Era un po' eccessivo come costo. Giusto un pelo. Aspetta che non ho... Ho ancora Sea of Thieves da stamattina. Non sto scherzando. Allora, bello era bello. Inutile era inutile. 499 euro. Mi sembrava veramente eccessivo. Non li ho voluti spendere. Per ovvi motivi. Neanche 500, c'hai ragione Gabe, però era figo perché veniva, allora ci stava da Dio qua, perché pensavo di metterlo qui dietro di me e lo vedevi spuntare qua, però porca troia, cioè ci sono cifre e cifre, non è che va bene fare le cazzate, va bene spendere dei soldi per fare le cazzate, lo vedrete nei prossimi giorni, però mi sembrava un po' eccessivo, anche perché il resto dell'anno sta in garage così, perché non schiaccianoci qui. Grazie a Yusam per i 21 mesi. No, non è che la mia signora non approva, è il commercialista. 500 euro sono soldi. Rompeva le noci. Sai che non lo so? Mi sa di no. Mi sa che era solo una statua di legno. Come si chiamano le statue di legno? A 6.000 iscritti lo vogliamo vedere lì dietro. Stefrak. Se arriviamo a 6.000 sub, te lo giuro, vado a comprarlo. Di notte, no, orario ad ufficio. Però, guarda, è una promessa che ti voglio fare, così. Però mi sa che è finito Natale lo tolgono, quindi... Sì, mi ricordo. Grazie a Luke Sparrow, pro schiaccianoci, certo, grazie mille. Grazie a Savi, ciuff ciuff a lei, signor Gatto, grazie mille. Grazie a Eleonora, sono 11, grazie per la compagnia di sempre, Gatto, grazie a voi. E grazie anche a Strike Purple per la sub. Questa è casa mia, entra. Stato di... Non so come... Allora, è uno schiaccianoci alto così.
che però non ha la sua funzione di schiaccianoci, quindi è solo un lato estetico. Come lo chiami? Statua? È una statua? Truffa, è questo, questo sì. Ma si può definire scultura di legno una cosa che non è stata scolpita? Perché attenzione, parliamoci chiaro, non sono contro gli artisti di alcun genere, anzi, sono un mecenate, lo sapete. Però lì era una roba industriale, probabilmente poi dopo c'è il tocco umano per la pittura e quant'altro, però fare la gamba immagino sia stato un macchinario, non è che si è messo uno a scolpirlo come nelle vecchie illustrazioni di Mastro Ciliegia con Pinocchio. Non è che l'ha scolpito da un tronco e è venuto fuori quello, no, hanno preso dei pezzi e li hanno messi assieme con la colla a caldo, sono capace pure io. Grazie a Nathy per i 48 mesi. Mia madre lo chiamerebbe un altro impiccio dentro casa. Non sbaglierebbe. Non sei tu maestro d'arte, quindi ho ragione io. No, per me scultura non è. Action figure lo accetto. Action figure lo accetto perché rappresenta proprio tutta la libreria che voi non vedete, che ho qui. Potete vederla però adesso. Aspetta, ci siamo attrezzati. Ci siamo attrezzati. Volete vedere la libreria? Non ve la faccio vedere. No, perché sono stronzo. Comunque, action figure, dite anche oggetti che non servono a un cazzo, ma che costano soldi. Manco la Camorra si comporta così, confermo. Rinnovate e forse un giorno vedete video della casa che dovrò girare nei prossimi giorni. Tornando a noi, Toy Tinker Simulator. Indovinate che tipo di gioco è? Così, così. Tanto mettimi l'italiano, per favore. Ci sono proprio tutte le lingue. Smart Factory Tycoon, coming to Steam. Mi piace sempre quando spammano le cose. L'audio è importante, lo abbassiamo. Mi piace. Un pelo meno, ma... Ci sta? Lo controllo. Vorrei mai. Beh, bello che si mette così, si illumina dietro e c'è lui. Si vede Erminio? No, così fa cacare. Dai, il verde. Il verde. Si vede. Andiamo avanti. Allora, display, luminosità. Bah, sembra ok, motion blur. Non c'è... Bravi, non l'hanno attivato di base. Frequenza refresh, non ci pensare proprio. Full screen. Nuovo gioco. Nuovo profilo. Gatto. Scusami, quanto piccolo! Posso giocare o gioca? Vuoi giocare il tutorial? Beh, direi di sì. È importante il tutorial. Giocate i tutorial nei giochi. Grazie Alex, buonasera. Le volevo dire che da quando ha mostrato... Ha mostrato... Da quanto ha mostrato ha fatto una casa bellissima. Non è merito mio, però grazie. Grazie Thermos per il raid! Zoomatina d'Erminio per i termos, dai. Non farebbe disastro. Aspetta, toglimi dall'inquadratura. Ti dà fastidio mordere i fazzoletti di carta? Dipende, se devo mordere l'intero pacchetto o no. Se devo morderne uno, sì, perché dopo mi si...
si spaccano, mi fa cagare. Il mio livello, sì. I progressi di passione, sti cazzi. L'obiettivo è il badge. Quanto dovrei usare strumenti e attrezzature? In questa situazione trovo la produzione musicale. Cambiare il colore del tavolo. Scusate, mi metto qui a sto punto. La musica è importante. Oddio Marco, spero di no. Sì. Ah, devo per forza cliccare. Principiante, andiamo col trenino. Compro solo parti originali, come Fast and Furious. La musica è veramente importante. Bella, però sì, posso. Strumenti, pure gli strumenti servono. Dal flow 1, me ne servono 4, me ne ho già dati 95, come 95? C'è bisogno? Mi sono preso benissimo con questo flow, spero che si abbassi il volume. Grazie Boomfla per i 2 mesi. Posso lavorare o no? Quanto meccanico deve essere? Devo costruire un trenino di merda? Ma è già a posto! Sì. Pulitore a ultrasuoni, ma c'è bisogno? Ho capito. La musica? No, metto il coso, metto il casuale. Ma adesso a posto? Mi inquieta tantissimo, che succede? Grazie Rob per 22 mesi! Devo abbassare assolutamente la... Ma allora sono stronzi! Ok. Posso? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aiko. Però mi stava piacendo un botto. Aspetta, la rivolgo a sentire. No, c'è random anche per tornare indietro. Che traccia era? Però per andare avanti è giusto. Questa è proprio noir. Da giocattolaio vero. Quello che crea giocattoli. Col favore delle tenebre. Benvenuti a Radio Giocattolo. Siamo qui. Col favore delle tenebre. Per costruire un trenino. Eccoci qua. Zoom sul trenino. Pazzo quello lì. Dico, sei sicuro? Auguri di buon compleanno chat. Ora lo compri e lo chiami Diego. Mi sembra un po' eccessivo, ma siamo sicuri, Diego? La cifra è la cifra per comprare il coso. Lo schiaccianoci? Mi sembra eccessivo.
Grazie. È il cazzo, Antonio, io. Però non era 500, era 499. Ma dov'è? Non scrive in chat. Beh, certo. Ma tu sei pazzo, perché? Grazie 8, 38 iniziano a farsi sentire, grazie mille. La follia. Va bene, è il tempo di trasferirli e lo vado a prendere. Che dobbiamo fare? Sì, sì, sì. Allora, su Discord manderò passo passo tutte le cose. L'ho letto, Fred, l'ho letto. Sì, però è tantissimo. Ma sei sicuro che vuoi che vengano spesi così? Te lo dico perché... bello. C'è bisogno? Che cazzo devo fare? Ma che scomodità è? E poi? Va bene, non è un problema. Posso buttare il mio. Ma sei scema, Aurora? Il prossimo che parla male di Erminio, ban, eh? Comportatevi bene. Senti che musica. Grazie Senpai per 52 mesi. 52 trenini, giocatelo per favore, arrivano. Gabriel, tu devi fare quello che faccio io. Cioè, che faccio? Che dico io? Le 6.000 sub, mo? Allora, 6.000 sub. Boh. Va bene, te ne offro molti di più, Diego. Non lo so, ma inventatevi qualcosa, tanto non ho idee, dai. 6.000 sub sono due schiacciare. Ah, dici che comunque è arrivato a 6.000, devo trovare un amico per Diego. Vabbè. E poi che devo fare adesso che gli ho tolto le ruote? Cosa abbiamo risolto? Zoom qua. Ti adesso per rimuovere il componente del gioco. Ah. Allora, io va bene che siamo in live, sono successo un sacco di cose, mi sono distratto e tutto. Ma può essere così macchinoso un gioco di merda? I componenti da giocattolo con questa icona sono pronti per essere assemblati. Non è richiesta alcuna operazione. Ok, questo è a posto. Ma non mi ha fatto neanche l'animazione della pulizia. Seleziona questo qui giallo. Ok, lo alzo. No. Questo posso alzare. Questo posso alzare. Ok. Cioè, ma così? Dove è finito poi? 3 di 7. Ma come funziona sto pulitore? Dov'è? Ma cos'è un cooldown poi? Ritorna al centro dell'officina. Ah, eccolo qua. Accendiamolo. Ma
Manda i componenti giocato al tavolo da lavoro. Mi trovo costretto a fare un annuncio. Allora, fino ad ora vi sta piacendo questo gioco? Componenti giocate di Nintendo in giallo sono pronte per essere assemblate. Sono verdi. Quindi, no. Non abbiamo visto uno. Sì, però già di meccaniche intendo, Gabriel. Cioè, capisci che è macchinoso, che è fastidioso e sta facendo abbastanza cagare, no? Grazie MC Flowis per la sub. Non abbiamo ancora visto nulla, dobbiamo approfondire. Per adesso diciamo che è un gran vaffa. Musica straordinaria. Ora, mi dispiace essere sempre la voce della ragione, ma di questo gioco è uscito il prologo. Andiamo avanti. Le componenti in giallo sono pronte per essere assemblate. E sono tutte verdi. Scusami? Ah, sono in giallo quando passa sopra il mouse. Ok, non la freccina. Lo accetto. No. Bello. Ma che fai una foto? Ma chi gliela vuole fare la foto? Cos'è? Non posso modificare niente? Cioè, fai la foto, non posso... Vabbè, facciamo la foto. Prendiamo la luce per illuminarti, ma a me piace... Ragazzi, mi piace così. Devo sistemare le ISO, mi rendo conto, ma a me piace così. Anche perché se volessi illuminarmi, potrei tranquillamente fare così. Però si va a perdere tutto il colore che c'è dietro. Sì, poi volendo posso fare così. A me piace moltissimo così. Piace moltissimo. Per carità, io sono meno illuminato, ma alla stanza dai una connotazione colorata, io mi amalgamo. Grazie Eltar per i 12 mesi, una buona serata anche a lei. E grazie a Vito, non mi stancherò mai di seguirla, grazie per il suo incredibile intrattenimento. Grazie a lei. Sì, va bene, andiamo avanti. Detergenti necessari, devo andare a fare la spesa, devo andare, va bene, andiamo al mercato. Non c'è la spugna, perché in attrezzatura la spugna, non penso. Detergenti, ok, spugna, compra. Sapone Paiman, no, neanche, compra. No, non ha comprato. Ok, compra, stampante. Com'è fatta? Compra, va bene. Tavolo. Oddio, mi sono dimenticato come si tirava fuori il giocattolo. Progetto. Questo. Ah, non l'ho comprato, scusatemi. Non avevo accettato il progetto. Ecco dove mi mancava il punto. Inquadratura perfetta. Sì, l'audio mi sta devastando le orecchie, però per favore. Oh. Buonasera.
A posto. E adesso? Ah, lo posso mettere nel lavandino. Ok, questo invece lo metto nel coso. Ah, fa tutto proprio automaticamente. Ma io non servo a nulla. È incredibile come sono sempre 7 pezzi. Troppo cosa, Gabby? Ho abbassato troppo? Posso girarlo? O devo... No, niente, a posto. Stampante. Dov'è la stampante? C'ho la decalco? Stampo la decalco? Ce n'è anche la scelgo. Cosa ho stampato? Mi critica Terminio, eh. Mm. Nix, 3 giorni dopo quello, Irl, si fa il compleanno anche qui. 12 mesi di giochi efficantissimi, la sua fantastica compagnia, mi sento molto fortunata, grazie mille. Secondo tempo per il rimborso? No, mi è andato la chiave, ma non è questo il punto. Cioè, il punto è che... è uscito il prologo. Io stesso, Gabriel, l'ho trovato. Pensando che fosse una bellissima idea. Infatti ritengo che sia tuttora una bellissima idea. La realizzazione è stata fatta col buco del culo. Perché ha avuto successo questa cosa? Perché è andata bene? Perché non posso? Ah, perché per poter accettare sono costretto ad avere la spugna e il detergente. Ho capito. Beh, giustamente. E adesso posso accettarlo. Ah, ecco perché mi pareva strano. Tu è finito. Ho accettato. Hai un progetto attivo. In che senso? Ancora sto co... Ma non mi ha fotografato. No, scusami. Ho fatto. Ah no, devo riconsegnarlo, è vero? Giusto perché non è molto meccanico come titolo. Bottiglia di detergente per un giocattolo. Sì, ma solamente per una parte del giocattolo, tra l'altro, neanche per tutto. Come cambiamo gioco, ragazzi? È bellissimo. Hanno fatto pure il prologo, ha avuto un successone il prologo, motivo per cui non, tutti non vedevano l'ora che uscisse il gioco. Ah, giusto, devo cliccare qua prima. Certo. Ragazzi, ed è incredibile. No, sono 6 pezzi stavolta, non 7. Sì, comunque mi sta facendo cagare, non ce la faccio, ragazzi. No, siamo oltre la stronzata, fa proprio schifo. Scusatemi, però non sto scherzando. È un gioco che ho messo in lista desideri da un bel pezzo. Si può vedere dal negozio da quanto l'ho messo in lista? Nella tua lista desideri. No, aggiunto. Gennaio 2021, per dire. Quindi forza, mi piace la tua idea, Pepper, sì. Scusatemi, questo cambio di gioco, sapete che non è una roba che mi piace fare, perché è proprio brutto cambiare gioco a metà così. Non mi aspettavo una merda,
sinceramente non mi aspettavo una merda. Non ho voglia di Halo perché ci ho giocato anche da Karim, per carità, mi sono divertito un casino, però bel giro su Forza, ce la chiacchieriamo, ce la chiacchieriamo. E coraggio, moltissimo Gabriel, grazie. Lo seguo come amministratore. Ma guarda qui che scena! Ma possiamo prenderci un momento per questo momento di altissimo cinema? Dai. Tra l'altro io mi abbasserei un po' invece il colore, farei un po' così. No, così scuro non è male, dai, lasciamolo lì così, con questa, questo color pomeriggio. È che io ho cambiato un po' colore. Non so perché, forse perché sono illuminato troppo? Era perché era così, era. Mamma mia che figata. È uscito un aggiornamento di Forza? Aia, mi sa che non me l'ha installato a me. Quando è uscito? Ah, mi rimetto in alto. Era meglio in alto, in basso su Forza. Sono 900 mega. Non sono pochi. Poche ore fa. Aia. Mi sa che non c'è. Beh, me l'ha avviato però. Ti avvia i giochi Windows? C'è Microsoft, Xbox? Se non sono aggiornati? Welcome back, Marco. Da me sono 5,3. Ammazza. Vabbè, minchia, giorno più tardi. A posto. Abbiamo subito avuto risposta. Cioè, gioco immagino mi faccia giocare lo stesso. Magari non mi va online, sti cazzi. Andiamo nella spedizione nella jungle. Ho risolto tutto. Ve lo faccio fare dopo. Qui c'è un exp. Però dove cacchio è? È quello sopra la casa, vero? Io non lo so come si fa quello lì. Vabbè. Se devi fare un aggiornamento, no. Beh, l'ha avviato. Forse perché non era così essenziale, dai. Ripeto, magari non mi fa giocare online, ma non me ne frega neanche un cazzo. Ti deve essere una montagna? Sì, ma non ci sono mica riuscito. Ma... scusa, hai cara? Mai sei tu? Questo è Tarlo. Ma sta giocando adesso, Tarlo? O sono... o ci sono i Drivatar in giro? Ci sono i Drivatar in giro? Per la mappa? Ma è una novità questa? Victor, dai... ci sono i Drivatar? Nella mappa? Veramente? Io pensavo che fossero giocatori della lobby. Che storia. Cioè pensavo che in giro per la mappa ti mettesse dei giocatori online in quel momento. Ah, forse lo fa. Ma visto che io in questo momento non posso accedere all'online, mi ha messo i Drivatar. Ah, è perché sono offline. Perché sono offline, è vero, è vero. È perché non mi è mai capitato. Hola, my friend. Are you ready to get going? Sir, ecco perché. You said something about a big cat. A long story. Parla di me. All the way into the jungle. I've lost my nose. Why don't I explain it on the way? First, let's retrace. Che bello. Io adoro questo tipo di veicoli per far le gare su Forza. Questi fuoristrada. Anche un po' pesantucci. Ci sono quelli del club, giustamente. Non ho la carovana, ho il club. Si chiama Katm. Che non c'entra niente con Fratm. Perché è Cat Motors Club. Anche se è scritto in italiano, perché è Gatti Motors Club.
bridge and into the jungle. Getting close. Hold up, Ravi. Scusami, la musica mi ha rotto un po' il cazzo. Pardon, let me explain. I was given coordinates of where this big cat was last sighted. But the plane had mechanical problems on takeoff. Pensa. I barely got it off the ground. So you dropped your cargo. Exactly. Grazie Cringy Salad, 53 mesi di ficcanza, grazie a lei. But now you're here to help. And it's on the way. Dialoghi di forza, ma sono una roba aggiuntiva carina. Avrei preferito di gran lunga averli tradotti nella mia lingua, perché mentre sto giocando a un gioco di macchine leggere i sottotitoli è veramente una roba di coglioni. Sorry, did I not mention? It's a barn find. E vai. Scopri le note relative al gioiello dimenticato. Cos'è che devo fare? Devo rompere questo? Che mi dice? Ah, ok. Devo andare lì. Trova la divisa da pilota di Ramiro. Fai scendere Rami alla fine della pista per continuare. No, non voglio continuare. Cos'è che devo fare qui? Alina. Ah, ok, ci sono delle casse. Dipende in metà di quello che dicono, ma anche se magari sei un po' avvezzo alla lingua, ogni tanto parlano spagnoleggiante e uno si impalla. Poteva essere meglio. Ed è un peccato perché, se non ricordo male, il primo e forse anche il secondo Forza avevano l'italiano. Ecco, questo come cazzo ci arrivo? Con un salto, probabilmente. Ma io non so come si fa. Vediamo. Vamos alla playa. Mi gusta baila. Non ho la minima idea. Da sopra? Da qua forse? Ma io vado qua. Si spaccava. Non ce la faccio. Invece sì, perché sono il campione del mondo, cazzo. Il fondo per le emergenze e il casco. Vediamo. Forse devo avvicinarmi di qua da qualche parte? Eccoli qua, sì. Potrei doppiarlo in veneto. Beh, non c'era bisogno, però avrei apprezzato. Così, proprio una chicca per il sottoscritto e basta. Bravo Phil, così si fa. Ho sbagliato. Ce l'avevo fatta, ma ho fatto lo sborone. Per qualche motivo c'ho in testa My Sharona. Mamma My Sharona. Ah no, dovevo comunque fare di più. Minecraft ha anche il Veneto, pensa a te. No, gatto! Ho capito, però. Ora anche io. Non so perché. Ma in questo momento credo che ci sia stata una canzone che faceva qualche nota e mi è entrata in testa. A parte il fatto che su Halo ci sono i Darkness al 100%. Ma al 100%. C'era quella parte lì di sigla. Adesso non so se qualcuno di voi conosce bene i Darkness o la loro musica. E ha giocato ad Halo, ma lì c'era il 100% del qualcosa dei Darkness. No. Sì, l'hanno fatto molto bene, soprattutto perché il 4 era diventato una noia terribile. Purtroppo alcuni difetti del 4 se li è tenuti. E questo è un gran dispiacere. Olè. Se figuras. Aspetta che lì c'è un bonus da pigliare. Quelle canzoni Darkness, non lo so. Non mi è venuta in mente, non ho più indagato. Eccolo qua. Have a look around here. I think we found it.
Tipo la mappa che per un altro minatario lucine, sì, assolutamente. Troppa roba sulla mappa, troppo confusionario. Ogni gara la puoi fare con qualunque tipo di veicolo. Finally! It's the SJR-15! Una JAG! And a long way from its native habitat in the UK. I wonder how it got here. E qualcuno ha fatto un errore. Basta, finito? Fai scendere rami alla fine della pista per continuare. Scusami, da che parte è che devo andare? Non mi capisco. Chiedo scusa. Nascondete il portafogli. Che palle. Mi è piaciuto questo barile bonus. Qui? Scendi, scendi. Alex wants the biggest dirt racing program Horizon has ever seen, and we are going to give it to him. Nelle profondità della giungla. Noku, non ci sarà un albero di Natale. O meglio, vediamo. Perché uno pensavo di prenderlo, ma a questo punto c'è... c'è lo schiaccianoci. Ci sarà Diego lo schiaccianoci al suo posto. Ma secondo voi me lo incartano? Ma sarà boh, una roba strana. Ops. Ci sarà una scatola, perché lì è esposto tutto il balletto. Pa 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 pa. Quello? Si scherzava carta VIP uno cava acquirente. Perché anche oggi devo dire che sono andato lì e ho dovuto chiedere per acquistare una cosa. Non era così costosa. Era... no, allora, il prezzo che ho pagato è giusto. A differenza dello schiaccianoci, che secondo me è un'inculata, ma lo scopriremo portandocelo a casa. Il prezzo che ho pagato per questo oggetto che vedrete nei prossimi giorni è giusto. Non è il prezzo che avrebbe speso normalmente una persona, però secondo me per arredare l'ufficio adesso e negli anni a venire ho speso bene, però ho dovuto comunque chiedere. Non so come mi dovrò comportare per... ah, ma mi aspetta per Diego, che ormai è già il nome. Grazie Dexmax per i 22 mesi. Bianco il Faian. Non mi tamponare, Siemo. Se lo schiaccia non ci riporta all'indietro. No. I fenicotteri! Adesso crash. Ah, dici che quello esposto in negozio è una miniatura. Sarà così, ma alto 3 metri. Mi piacerebbe un botto. Sarebbe bellissimo. Niente. Te sei uno stronzo. Grazie Filippo per i 38 mesi. Buonasera. Cascadas de agua azul. What do you think? Is the Mexican jungle good enough for Alex and the best dirt racers in the world? Fatto un po' di merda quest'acqua. I just hope the dirt racers are good enough for the Mexican jungle. Ti immagino tutto a disagio a prenderlo con la faccia di chi è stato costretto al 100%. Documento tutto e vi mando un mini video ai sub. Ah, che spissa. Se crasha adesso devo ricominciare proprio il gioco. Ma basta questo aereo, ma come... com'è possibile che questo aereo continua a volare in giro dappertutto? Grazie Corsiris per i 49 mesi.
No. Allora, Ricky, tu stai sovrastimando la mia capacità di fare una cosa del genere. Mi vergognerei come un ladro. Già fare delle riprese sarà quasi impossibile col cazzo che vi chiamo su Discord. Oggi ero su Discord con gli altri e stavo chiacchierando mentre stavo andando a prendere le mie cose e ho preso Erminio. E allora mi sono inquadrato con Erminio mentre andavo per il negozio tutto stealth, nascosto. Poi quando è arrivato il momento di chiedere mi sono disconnesso che mi vergognavo tantissimo, ma veramente un botto. Non ci posso fare nulla, ragazzi, mi vergogno veramente tanto. Hey Marco, caught an editorial today. Horizon Hall of Fame shoo-in. Oops. I suspect Jamin rates it, but he makes it. Oh, e basta, toh. How does the shoo-in feel about another Horizon adventure? Thanks for the subtle hint, Haley. Hey Marco, got some adventure plans for you when you have time. Guarda che voglio completare questa strada. Amazing. Amazing addirittura, signora. Secondo me è un po' eccessiva. Cazzo, non ci passa. Che palle. Vi piace il Minio? Senti come pompa! Allora, io devo completare questa. Eccolo lì. Sono solo a 390 strade. Non ti piace, Q? Mi spiace. Non capisci niente. E questo è il problema, comunque. Se acquisto oggetti piccoli... Perché a differenza di Karim, appunto, io non sono così vicino al mio sfondo, sono distante e quindi non si vedono molto bene a schermo. Per quello che... Andiamo avanti. Sì, aspetta un attimo che devo sfondare qua una serra. Ma sì, ma uno veramente mi viene fuori il vecchio con la lupara. Che cazzo. E fa bene. Ti do una mano. Che fa sto pazzo? At the roundabout. Take the third exit. Thank you. Toglimi la luce dalla faccia, ora. No, però grazie. Grazie, Erminio. Ti immagini se è maledetto e domani mattina non vedete la live perché sono morto? Che storia sarebbe. Ce n'erano 50, ho preso l'unico maledetto. Tra l'altro alcuni li avevano appesi all'albero di Natale. Cioè, c'era un albero di Natale con questi qui appesi. Pensa tu. Ops. No, direi che non è valida come zona di cazzi. Hey Spirit, ci stai giocando a questo videogame? Cioè, c'era solo questo. Facci che siano tutti maledetti. È un franchise, dici. Ci sta. Vi ricordo che questo venerdì sera io e Termos 2 ore di umiliazioni. Perché in Halo, anche in Halo me la sono cavata. Però stavolta qui si faranno le gare.
Cazzo vuol dire you arrived? Che cazzo c'è qui? Perché mi ha fatto venire fin qua? Ma che cazzo... Boh, va bene. Ma ho sbagliato io, chiaramente. Ma cosa? Che bestia. Ma te, Ricky Moro, ha proposto di giocare un gioco diverso ma uguale? Perché di solito fa così quando non è bravo in qualcosa. Quindi Jove Empire ha detto: non sto scherzando, questo mi ha fatto morire da ridere. Stiamo giocando di Jove Empire. E a lui non ha fatto impazzire, giustamente, perché c'ha i suoi cazzi. E arriva e dice: ma perché non ci scarichiamo tutti Tropico? Non sto scherzando. Fa sempre, sempre, sempre così. Esce un gioco, non lo fa impazzire e ne prende un altro simile ma diverso. Ah, per bacco. Ah, c'è Pierpaolo sul camion. Quanto tira quel camion? Ragazzi, scusatemi. Per me. Ah! Ma non è possibile. Cioè, come cazzo fa? Sullo sterrato poi. Ma non raggiungo. Non raggiungo più nessuno. Un po' incastrato. Effettivamente sto giocando con della gente più che abile, mostruosa in questo momento. Perché la difficoltà me l'ha alzata giusto l'altro giorno. Opla. Che sportellate. Optimus Prime. Vediamo se... Bastardo, volevo usarli come sponda. Niente. Mannaggia Carlo. Gli sto in scia. Gli sto in scia, faccio una curva. Eccolo. Tengo. Vai Warthog. Cazzo, tosto. No, ho capito che le motici dei camion sono veloci e senza rimorchio. Però porca di una puttana, siamo sullo sterrato. Ah, niente. Questo mi ha rovinato la gara. O forse no. Ce l'ho il camion, va come le fucilate. Veramente, è fenomenale. No, gatto. No, qua mi tocca rifare. Bellissimi GP dei camion. Mi avete intrigato. Peccato perché questa l'avevo fatta bene. Replichiamola. Esatto. Non l'ho fatta. Sono sempre da 400-500 cavalli. Ho capito io, ma nello sterrato vanno. L'ho fatta male. Mi era venuta bene prima. Come al solito. Fai una roba bene, poi non la fai più. Anche loro. Cazzo, io sto andando ai 200 orari e ho la macchina più potente di sto gran cazzo. Non sono più capace. Ricominciamo. E poi dopo chiudiamo anche la live. E via. L'avevo fatta bene la prima parte, Q. Michele Ezer si è impennato. Il problema del Warthog è la velocità massima. Però miseriaccia Harry. Eccoci. Guarda lì. No, ho sbagliato. Ho frenato troppo prima. Qua ho sbagliato tutto io.
Vabbè, non importa, non è un problema. Adesso guarda, salto in testa a qualcuno alla Super Mario e la tengo. Grazie mille. Non abbastanza, grazie. Ecco, vedi, se il gioco fosse bello avrei potuto fare così. Purtroppo, per non rovinare edifici storici, hanno messo un muro invisibile. Però ho fatto bene, sì. Guarda. Ti è piaciuto? Come mi sono incastrato. Cioè, sto facendo del mio peggio proprio oggi. Va bene, lo accetto. Sono una pippa. Ma loro sono molto difficili. Perché non tiene proprio, perché è pesantissimo. Il camion è da nerfare? Però è strano, cacchio. Non riesco proprio a tenere... Sì, probabilmente è il mezzo il problema. Quando la levo così, Meyer... mi serve un Warthog. Ah no, C è da nerfare, ok. Ma immagino. Perché devo giocare contro i Thermos venerdì, eh. Cioè, questi qui sono anni luce rispetto al più abile di loro. Bastardi. Che gli sto dietro, eh. Però non così bene. Quel camion comunque al primo atterraggio è disintegrato. Grazie. Faccio una manovra, grazie. Niente, c'è sto problema che la curva la fa tutta a fanculo. Grazie, Esprit. Molto gentile. Grazie, Pierpa. Grazie. Ho fatto da sponda. Il Cybertruck della Tesla mi attira molto, sai? Il problema è che è completamente stupido. Per una persona che non vive in America. O... No, accetto solo per una persona che non vive in America. Cioè, il pick-up non so veramente che cazzo farmene. Bello? Però lo spazio che potrei dedicare a Sifettone... Oddio, non stavo guardando. Vabbè, non importa, vado di qua. Nah, lasciamo perdere, va. Mi fermo. Una serata un po' andata a puttane per via del gioco, vi chiedo scusa. Vai, Esperti, cerca bene. Allora, perdonatemi per la serata disastrosa. Noi ci vediamo domani mattina con... Questa è un'ottima domanda. Non ne ho idea. Perché abbiamo un po' di giochi da giocare, ma... Ce l'ho. Però no, le recensioni della media no. Le recensioni della media no. Perché? Fammi vedere. Mamma mia. Come non detto. Volevo fare Ship Graveyard Simulator, ma a quanto pare è super merda. Ma super merda. Ammazza. Bene. Bene, quindi domani mattina... non lo so, perché poi dopo venerdì ci abbiamo Pokémon, quindi qualcosa che non si protragga. Non lo so. Cacchio, Gabriel. Sì, Magari, dai, proviamo sto Jurassic World 2. Ma che Wargroove è da un bel po' che non si gioca. Sarebbe bello. Proviamo anche Skyrim lì.
Vabbè, vediamo. Vediamo. Sono indeciso. Quasi quasi un giretto su Skyrim me lo faccio domani. Dai, vabbè ragazzi, grazie a tutti per Sabre Sabre e quant'altro, grazie mille ovviamente per la mega donazione a Diego. Appena si potrà fare il trasferimento andrò a comprare Diego 2 e lo metterò, immagino, qui, perché quella zona lì è tutta occupata. Non adesso, lo sarà. Spegniamo la luce ad Erminio, anche se è, cioè, veramente fighissimo, guardalo lì. Va bene. Vi mando da Lino, che è il suo compleanno. E gli scriviamo tutti buon compleanno! Visto? Non ve l'aspettate. E invece gli scriviamo proprio questo. Grazie a tutti, belli. A domani. Ciao.